Con Claudio Fuscarini al termine di Pontedera Livorno. Mister, questa storia dei calci di rigore, questa storia dell'errore da dischetto sembra quasi che ci stia condizionando il campionato quasi più dell'infortunio. Sì, diciamo così, mi dà tanto fastidio questo perché insomma poi recrimini sempre, oggi che è andato sul dischetto avvantaggiato ero anche abbastanza tranquillo e sicuro perché è un giocatore che non si fa tanto influenzare da giocatori di personalità, però è un momentaccio, vorrà dire che poi li metteremo dentro tutti sui playoff. Questo Pontedera è un po' nostra, come dire, non dico bestia nera, ma quantomeno bestiaccio, perché sia all'andata che al ritorno ci ha fatto abbastanza soffrire. Anche se oggi con la difesa insomma, abbiamo retto molto meglio che all'andata. Ma noi abbiamo retto bene, ma io me l'aspettavo una partita del genere, non mi aspettavo una partita che ci facessero giocare, che riuscivamo a muovere la palla, che riuscivamo a. Era una partita in cui io avevo visto le precedenti partite che non ti fanno respirare, che non ti fanno giocare e che si vive un attimino sulla seconda palla e sugli episodi. E così è stato, e l'episodio poteva essere positivo o negativo, è stato un episodio negativo sull'espulsione, è stato un episodio positivo sul rigore che l'abbiamo messo dentro, però sono partite così che devi essere bravo, cinico, intelligente e sfruttare le situazioni, il minimo errore della squadra avversaria. Noi non siamo stati bravissimi in questo, però la partita me l'aspettavo così. Bene dietro non abbiamo subito niente, però anche davanti non abbiamo a parte rigore mai impensato gli avversari. Poco, ti ripeto, anche perché non abbiamo trovato misure giuste sulla tre quarti. Vinitucci non riusciva a liberarsi in certe zone per liberare un attaccante, doveva trovarsi degli spazi tra le linee e ha fatto fatica, anche per l'aggressione, anche per merito della squadra avversaria. È logico che mancando il trequartista dietro, perché non ha trovato spazi, ma soprattutto mancando in certe occasioni dovevamo essere più bravi, andare a spingere maggiormente con gli esterni, sì, cambiare gioco, e gli esterni dovevano spingere tutti e due, e non l'abbiamo fatto. Si deve continuare a cercare di tentare di arrivare al terzo posto. Questo è un obiettivo che abbiamo adesso, indipendentemente. Vediamo che noi sbagliamo, però gli altri non stanno correndo. Vedi l'Arezzo, che non aspettavo un risultato finale del genere. Quindi noi qualche difficoltà l'abbiamo, stiamo un attimino arrancando, però gli altri non corrono, quindi noi dobbiamo approfittare, il nostro obiettivo è il terzo posto e guardare avanti e crescere perché poi abbiamo questo mini torneo e c'è bisogno di star bene sia fisicamente ma soprattutto avere anche una personalità, un carattere, una lucidità un attimino diversa senza lasciarsi andare.